il sindaco, diciamo due parole tra di loro. Allora, innanzitutto questa deve essere un rinnovarsi di un rapporto che abbiamo interrotto nel mese di maggio, ormai sono passati due mesi, tre mesi che non ci sentivamo, per cui abbiamo deciso così di, alla luce dell'inizio della preparazione che scatterà il 21 pomeriggio e proseguirà qui al Casale dei Torri dal 22 mattina e pomeriggio, era per fare un attimino il punto della situazione che stiamo affrontando. Come vedete accanto a me ci sono Matteo che è vicepresidente, Fausto vicepresidente, e Matteo oggi è anche responsabile insieme a Fabrizio Peduglia del settore giovanile, quindi direte perché questo. Purtroppo Alessandro Vallucchi, che è sempre stato con noi nel settore giovanile, ha deciso di ritirarsi un attimino fuori, io spero che sia solo per pochi mesi e risolvere alcuni problemi che ha, e spererei che da settembre-ottobre sia nuovamente al nostro fianco, in quanto io credo che Ponsacco ha bisogno di gente di Ponsacco e Alessandro è uno che ha Ponsacco nel cuore. Quindi credo che sarebbe giusto che, al di là delle varie vicissitudini e problematiche che ha affrontato in questo momento, che spero che alla prossima conferenza stampa sia presente anche Alessandro. E questo è un attimino la prima novità di questa stagione. La seconda novità, abbiamo introdotto un ufficio marketing, e qui rappresentato dalle due persone che sono qui accanto a me, che sono Simone Silieri e Francesco Buoni, che fanno parte e responsabile poi di Fausto Macchi, di tutto l'ambaradan. Queste due persone fanno parte della Logic Company e quindi credo che sia giusto presentare anche loro, perché tutto oggi, tutto l'aspetto marketing e promozionale passa attraverso queste due persone con la sovrintendenza di Fausto. Quindi tutto quello che avviene oggi sotto questo profilo è opera nel bene e nel male di queste persone. Altro aspetto che loro stanno curando, e poi passerò la parola direttamente a loro, è il rapporto con la Booking Show, se poi magari due parole vogliamo capire che cos'è la Booking Show, e il rapporto della campagna abbonamenti che partirà lunedì prossimo. Quindi credo, non so se saremo pronti con la Booking Show, e ora chiamerò Simone o Francesco a indicare come il discorso funzionerà, e anzi lo facciamo subito, credo che almeno chiudiamo qua la formalità della Booking Show. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo, brevemente spiego chi siamo e cosa facciamo. Noi siamo una società che opera in ambito calcistico, seguiamo alcune società professionistiche dalla Serie A fino alla Lega Pro Unica in ambito pubblicità e marketing fino alla problematica tessera del tifoso. Con Massimo Donati c'è un rapporto annuale di stima reciproca, ci siamo visti qualche settimana fa, ci siamo parlati, ci è piaciuto il progetto di Massimo e di Ponsacco e siamo qui per dare una mano a Ponsacco e a Massimo, che riusciremo e speriamo di poter dare e fare qui a Ponsacco. Per quanto concerne la novità, un pochino che qui non era introdotta, è la Booking Show, che non è altro che un circuito di biglietteria online, questo per permettere un pochino anche di usufruire, di poter fare il biglietto della gara o dell'abbonamento anche se sono su Pisa o se sono su Livorno o se sono su in zona in provincia. E ci sono delle biglietterie che sono identificabili sul sito, comunque qua ve ne daremo ampia documentazione. Rimane comunque la sede comunque come punto principale di Ponsacco, ne stiamo valutando di aprire altri due punti, comunque ecco, non è come la sede sociale, quella che comunque come punto di riferimento potete trovare sempre.
Per quanto concerne poi Francesco Buoni, sarà la persona che sarà attiva sul territorio e sulla società, vi presenta brevemente quella che è la nuova campagna di abbonamenti. Questo era anche spento, però mi faceva figura, nelle foto che venivo meglio con il microfono scaricato. Infatti, nelle foto non si sente, però venivo meglio con il microfono, però si sta rispondendo forse. E sicuro che spento. No, c'è la luce bella. Vabbè, non è che ci deve arrivare a 100 metri. Ah, proprio in fondo. E niente, brevemente presentiamo quella che è stata studiata come campagna di abbonamenti per la stagione sportiva 2014-2015. Sì. Allora, vabbè, è chiaro che la realtà dello stadio, del campo di Ponzacco, la conoscete tutti, io la conosco. Ci sei te, fotografia, venti, datti un contegno. Questa, da quest'anno ancora di più. Io conosco lo stadio perché ci ho giocato da ragazzino, quindi quando poi Simone e Massimo mi hanno coinvolto in questa cosa mi è piaciuta molto l'idea. Ho giocato, facevo da Veretti al tempo della C2. Probabilmente vi ricordate che c'era Valli, Lotti, Matticari, l'anno era quello. E quindi diciamo, sullo stadio di Ponzacco non è che ci sono chissà quante soluzioni di tipo di posti o di biglietteria. Quindi quello che avevamo un pochino pensato anche un po' sulle proposte che erano state fatte anche l'anno passato. L'unica differenza è che abbiamo fatto quest'anno una divisione tra tribuna centrale e la tribuna VIP, che sarà diciamo costituita da quei posti proprio centralissimi, quindi che verranno riservati ai principali sponsor e a tutti coloro che, oltre a pagare diciamo l'abbonamento normale, naturale, decideranno di dare magari un contributo in più per assistere alle partite del Ponzacco. Quindi il costo della tribuna VIP è di 300 euro e poi c'è il secondo, che è quello della tribuna centrale, cioè della tribuna, che è il prezzo intero è 180 euro. E poi c'è il costo ridotto, che è per gli under 14, per gli over 65 e per le donne. E oltre a queste due formule c'è anche diciamo la formula family, che praticamente consiste in questo: un nucleo familiare che volesse acquistare gli abbonamenti avrà questa soluzione: il primo verrà pagato a prezzo intero, il secondo verrà pagato, quindi 180 euro, il secondo verrà pagato con una riduzione del 50%, quindi 90 euro, dal terzo in poi la riduzione sarà del 70%, quindi per ipotesi, facendo un esempio, una famiglia di tre persone pagherà il primo 180, il secondo 90, quindi si va a 270, e il terzo lo pagherà il 30%, che sono 54 euro. Quindi diciamo si cerca di favorire l'affluenza allo stadio da parte sia chiaramente del singolo tifoso, ma proprio anche della famiglia, del nucleo familiare. Un'ulteriore situazione di abbonamenti, che ora non ce l'abbiamo messa ma che si attiverà successivamente, sarà per tutte le famiglie dei ragazzi tesserati nelle squadre del settore giovanile e della scuola calcio del Ponzacco, che chiaramente i ragazzi hanno un ingresso gratuito, però poi verrà data la possibilità ai familiari di avere l'abbonamento e anche il biglietto a prezzo a costo ridotto. Quindi per esempio il padre del ragazzo tesserato che gioca, presentando
avevamo detto Fausto, la fotocopia del tesseramento dei ragazzi con il timbro. Ma anche già passato. Va, va. Ciao. Ciao, Massimo. Tanto c'era parlato di lavoramento. Concludo brevemente così poi dice due parole anche il sindaco. Quindi dicevo, la famiglia del ragazzo tesserato avrà la possibilità di acquistare l'abbonamento e anche il biglietto della singola partita a prezzo ridotto, presentando la fotocopia del tesseramento col timbro e la firma della società, e quindi avrà appunto il biglietto o l'abbonamento ridotto. Questo chiaramente è una cosa in più che si introduce successivamente, perché vanno ancora completati i tesseramenti di tutti i ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile, quindi non è una cosa, cioè l'abbonamento ridotto perché ho il figlio tesserato ad oggi non si può fare, verrà data la possibilità di farla solo successivamente alla conclusione dei quando un tesserato poi si presenta e dice posso sfruttare diciamo il ridotto. Quindi queste diciamo le proposte che sono state previste dai genitori, per i nonni, una sintesi di tutto questi passaggi. Sì, poi comunicato se vi lascia i recapiti lo facciamo vedere. Sì, certo. Volevo fare una subito. Una parola su allora, alla fine faccio una chiedo scusa, sì. Penso sia stato chiaro, però io parlo più sul booking show. Il biglietto è al solito, si arriva allo stadio, si fa il biglietto e si tradiva, però viene stampato sul momento, un po' come se siete stati negli stadi col documento più importanti. No, senza documento, perché non è obbligatorio. Stiamo cercando due o tre punti nella zona di Ponzacco, può essere Bar, Tizio, Edicola Caio, dove uno il venerdì e il sabato può acquistare il biglietto. Tramite questo circuito poi uno possono comprare il biglietto della squadra avversaria prima di arrivare a Ponzacco, quindi siccome giocheremo poi con altre realtà discrete, diciamo così, quindi si dà la possibilità di fare prevendita lontano, capite cosa voglio dire? Quindi uno va al bar da Tizio, fa il biglietto il sabato, viene scritto nome e cognome, si presenta all'entrata dello stadio. Ora faccio per esempio la Giuseppe, non gli si chiederà la carta d'identità perché tutti lo conoscono, però il biglietto è suo e entra lui. Per evitare dispersioni che negli anni scorsi. Ma scusa, se non c'è il documento. Vabbè. Va bene, però sul biglietto c'è scritto nome e cognome. C'è scritto nome e cognome. Non sei soggetto alla testa del tifoso e quindi puoi acquistare con un tempo non lo dastro. Capito? Perché questo ha messo solo la Lega Pro. Si pensa di poter gestire la biglietteria in maniera un pochino più. È una facilitazione del servizio. Il biglietto a chi è andato, chi c'era dentro, ecco, questo lo sappiamo. Ti presenti te con nome Giovanni, ti presenti con nome Franco, noi sappiamo che abbiamo venduto un biglietto associato a quella persona, e la booking show sa che abbiamo venduto quel biglietto lì. Poi se uno si mette a sedere in gradinata, va alla rete per rincorrere segnaline, diciamo il posto è numerato, l'assistente. Perché non lo scrivete. Ce lo mettete questa cosa. Se mi sentono cose là. Già si piglia le punte, così si pigliano prima di iniziare. La figurazione è un bello segnaline. È anche questo un passo d'avvicinamento a un campionato che Ponzacco ha fatto anche la C, quindi diciamo queste realtà le conosce, però il campionato di Serie D è un campionato diverso anche a livello proprio di organizzazione e di professionalità rispetto anche al campionato di eccellenza, che è più un campionato regionale. Cioè il campionato di promozione e quello d'eccellenza a livello di organizzazione sono molto simili, il campionato di Serie D invece quest'anno di più è un campionato semi professionistico, perché non essendoci più la seconda divisione dopo la Serie D
c'è subito da come la professionismo due anni fa. Quindi diciamo quest'anno la Serie D sia come livello che anche come blasone di squadre e di città sarà sicuramente di livello più alto, quindi anche da un punto di vista diciamo dell'organizzazione l'obiettivo è quello di cercare di essere più professionali possibili. L'ultima cosa che non abbiamo detto è che il prezzo del biglietto sarà di 12 euro, se non sbaglio, ridotto 8, e ci riserviamo una giornata rosso durante l'arco di campionato, quindi l'abbonamento varrà per gare meno una partita. Il biglietto è di 12 euro. Partiremo da lunedì prossimo. Tutte le notizie comunque sul sito sono aggiornate. Ridotti sono ragazzi sotto la certa età. Le 14 anni, donne e over 65. E il sindaco gratis. Sindaco gratis, se non l'assessore dello sport è pane. E quando con il sindaco? No, ma sono c'è il fedele che è sindaco 4 volte. Ma. 4 volte? Ah, mettiamola tutta la giunta, si fa l'incasso. Chiuso questo aspetto dei vigenti, bonisciore e compagnia, io volevo ringraziare il sindaco per la sua presenza oggi. E insomma credo che sia la prima conferenza stampa della nuova stagione dell'FC Ponzacco e quindi ci teniamo in particolar modo che ci fosse la presenza dell'amministrazione comunale, la quale la ringrazio pubblicamente per essere venuta, e con essa passo la parola e faccio dire due parole anche al sindaco. Io prima di tutto ringrazio voi per avermi invitato e direi che per me è la prima conferenza stampa ufficiale da sindaco e da assessore allo sport, e quindi è un momento comunque importante per me. Io ringrazio il Ponzacco Calcio per tutto quello che ha fatto e anche per le soddisfazioni che ha regalato alla nostra comunità, alla nostra cittadina, e per le numerose occasioni che offre attraverso le partite amatoriali, ovviamente quelle della prima squadra, anche per le persone, per riunirsi, per incontrarsi, perché ovviamente il calcio non ha soltanto un valore sportivo ma anche un valore sociale, di collante sociale tra le persone, importantissimo, e credo che questo aspetto non debba in alcun modo essere dimenticato. Io ho avuto modo di venire e assistere alle partite della prima squadra e insomma sono sempre state una grande festa, e quindi è anche sempre un piacere anche per chi non è un professionista del calcio come me apprezzarle e goderne dello spettacolo. Penso che in qualità di sindaco e di amministrazione comunale il mio compito sia quello di dire che cosa noi abbiamo iniziato a fare e che cosa noi faremo per ciò che concerne il mondo sportivo. A Ponzacco c'è una problematica inerente alle infrastrutture sportive, purtroppo non soltanto quelle calcistiche ma dello sport in generale. Noi per quanto riguarda il campo sportivo principale, lo stadio del Viale della Rimembranza, fin dal primo momento è stata una delle prime cose che io ho iniziato e ho fatto da sindaco, è stata quella di approntare il nuovo progetto per riqualificare lo stadio, il campo sportivo, perché sia idoneo per la Serie C. Quindi il progetto è stato fatto, è stato approvato, e quindi i lavori inizieranno e la nostra preoccupazione assoluta sarà quella di terminarli in modo tale che il Ponzacco possa iniziare il proprio campionato a Ponzacco nel nostro stadio. Questo sarà l'obiettivo e la prerogativa assoluta, ci riusciremo, stiamo lavorando insieme agli uffici proprio per questo. Ci sono state delle complicazioni dovute a un cambiamento della normativa a livello nazionale per quanto riguarda le gare d'appalto, i comuni da soli non possono più partecipare, questo ha portato a dei rallentamenti, ma comunque insomma noi riusciremo ad avere il campo e lo stadio pronto per l'inizio del campionato. Per quanto riguarda invece i campi sportivi e tutta la struttura
alle Melorie, insieme come Matteo, anche Saggià, come il Presidente, noi come Giunta abbiamo approvato la proroga della convenzione in modo tale da permettere al Buon Sacco Calcio di fare gli investimenti necessari, ora per le questioni tecniche può essere anche che mi sbagli, quindi io vi chiedo scusa per questo, vi sono appunto il cambio del prato, quindi il sintetico e tutti gli altri interventi. È chiaro, e io penso che insomma per questo vi devo anche ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale, perché oggi lo sappiamo bene, se detto e si dice sempre numerose volte, le amministrazioni comunali, i comuni sono in un momento e in un periodo di grande difficoltà, e quindi una strada alternativa, una strada da privilegiare e da valorizzare è quella di un partenariato con dei soggetti privati che hanno la possibilità di fare quegli investimenti, quegli interventi che come pubblico, come amministrazione pubblica non abbiamo più la forza di fare. Il Buon Sacco Calcio è uno di questi soggetti e quindi anche per questo per noi è un'associazione importante da valorizzare all'interno del nostro territorio. Attraverso questa operazione, questo sarà un punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, perché sarà una delibera da approvare in Consiglio Comunale, noi avremo modo di arricchire e di fare tutti gli interventi necessari al campi e alla struttura alle Melorie. E poi l'altro grande obiettivo è quello che insomma tutti ci pensano, tutti i tifosi e io in qualità di sindaco di Buon Sacco, è quello di vincere il campionato, speriamo, perché ormai più di una volta, no, che arriviamo in finale e poi purtroppo non ce la facciamo a vincere. E là si apre per noi amministratori certo una soddisfazione e allo stesso tempo un problema, che è quello della realizzazione del nuovo campo sportivo. Anche di questo ne stiamo già ragionando, una strada che io forse potrebbe essere anche quella più semplice da perseguire, sempre una collaborazione, un partenariato con l'associazione, perché insieme si possa realizzare quell'investimento necessario del trasferimento del campo sportivo. L'altra è quella di creare un fondo immobiliare, magari un quality life più ridotto, perché io, come già ho detto in campagna elettorale, credo che lo strumento della valorizzazione del patrimonio pubblico sia uno strumento importante in un momento come questo, uno strumento nuovo già adoperato e utilizzato adottato a livello europeo e che quindi possa essere una strada da seguire a livello comunale e ponzacchino. Il Quality Life è ovviamente un progetto ambizioso e proprio per questo credo che forse la strada più facile da percorrere perché questo venga realizzato è una riduzione del fondo. Qualora non fosse possibile realizzare il Quality Life, perché ovviamente dipende dal soggetto privato che ovviamente finanzia l'operazione, l'alternativa, e per me è l'alternativa più credibile, più realizzabile, più concreta e forse anche più reale, quella proprio di un investimento fatto insieme all'associazione e quindi poi una convenzione pluriennale perché questo investimento possa essere ammortizzato. Questa comunque della realizzazione del nuovo campo è un obiettivo dell'amministrazione sul quale stiamo lavorando e che speriamo possa essere raggiunto. Certo, se il Buon Sacco davvero vincerà il campionato, noi non abbiamo più scelte. E qui ci sta bene la porta. Se vince il campionato, lei non dormirà. E se si va male non ci dorme noi, però facciamo un po' per uno. Sarebbe il nuovo campo su Poggini, tanto per avere... Sì, come era, possibile. Vai Matteo, due parole su Sesto Veronese e poi si chiuderà. Sì, no, ora tutti. Noi credo ci si stia levando un po' di soddisfazione anche come settore giovanile. Partite dal presupposto che due anni fa non c'era più assolutamente nulla del settore giovanile perché con il movimento di passerai furono annullati anche tutti i vincoli perché formalmente non esisteva più il Buon Sacco Calcio.
siamo ripartiti da una realtà dove c'era solo la scuola calcio, le Milore e la Rinascita. Lo scorso anno abbiamo già vinto diversi campionati, ci sono state levate diverse soddisfazioni anche a livello di allievi giovanissimi, esordienti, la scuola calcio, la parte diciamo dei ragazzi più piccoli, abbiamo visto le statistiche della federazione, lì non c'è una classifica, c'è una classifica di comportamento, di fair play, su 70 scuola calcio siamo quarti in provincia di Pisa, quindi vuol dire sì. Si sta lavorando anche su quello, abbiamo fatto le riunioni con tutti i genitori, stanno aumentando il numero dei tesserati, non siamo più una realtà paesana ma cominciano a rivenire anche dal circondario. Sicuramente stiamo lavorando con l'amministrazione comunale per gli impianti, perché ora siamo pieni, sono pieni i cugini, sono pieni le melore, tant'è vero come diceva il sindaco. La prossima settimana il Consiglio Comunale delibererà tutta una serie di atti per cui noi potremo andare a rifare il terreno di gioco delle Melore, che sarà il centro di tutta la scuola calcio, mentre i ragazzi più grandi, dagli esordienti in su, giocheranno sui cugini. Facciamo oltretutto anche la Juniores Nazionale quest'anno, che è comunque una soddisfazione, ci consente anche di essere un punto di riferimento per i ragazzi, perché sostanzialmente cominciano a essere campionati interessanti. Considerate che 2 anni fa noi partimmo dagli juniores provinciali, diceva che il campionato, però è chiaro che insomma un paese come Ponzacco, quando comincia certe categorie a fare la provinciale, mi spiace, perché non è il nostro fine. Quindi noi ci muoveremo su una parte potenziamento del ruolo sociale della scuola calcio, perché poi i bimbi, quelli piccoli, considerati che cominciano a giocare a pallone a 6 anni, devono avere l'idea di venire a giocare per imparare a stare con gli altri bimbi, per imparare la responsabilità, per imparare diciamo a stare insieme, per imparare anche un po' la disciplina e l'educazione. Questo è il primo obiettivo. Poi chiaramente andando su con gli anni c'è anche l'idea di fare una selezione tecnica e cominciare ad avere dei buoni campionati, sia per dare soddisfazione ai nostri ragazzi, sia per poter anche dare un apporto alla prima squadra, sia di natura tecnica che anche economica, perché poi non ci nascondiamo, è anche un patrimonio importante quello di poter poi, se i ragazzi non vanno al limite in prima squadra, quindi la prima squadra si comincia a essere serie D diventa difficile, però comunque anche avere un patrimonio come era negli anni passati di ragazzi che andavano a giocare in promozione, in prima categoria, è un insomma, segno di soddisfazione. Da Ponzacco anche qualche ragazzo che è arrivato nei professionisti. Contemporaneamente facciamo anche la parte di potenziamento, ripeto, delle strutture, e questo penso sia importante. Credo che sia da sottolineare una questione. Noi anche alle Melorie il potenziamento che citavamo sia io sia il sindaco prima, lo facciamo tramite un mutuo decennale. Quindi fra ICS, la società che io dirigo, e l'FC Ponzacco ci impegniamo per 10 anni, questo penso che sia la massima garanzia che ci riesca a portarlo in fondo o no, c'è un progetto serio, non c'è un progetto anno a anno, non c'è un'idea di fare una cosa improvvisata, di fare un... no, nel senso sicuramente lo portiamo in fondo, ma, nel senso c'è comunque un gruppo dirigente che i suoi pregi, i suoi difetti, sapendo che poi la palla è rotonda e quindi poi il risultato sportivo può arrivare un anno, può non arrivare, però c'è comunque l'obiettivo di creare una società che abbia basi solide. Credo si sia fatto tantino in questi 2 anni e mezzo e credo che cominciare a prendere investimenti decennali, prorogare le convenzioni grazie all'amministrazione comunale,
fare un ragionamento serio sulla cittadella dello sport dovrebbe essere anche punto d'orgoglio per i tifosi, perché vuol dire che c'è un progetto ampio, vasto e che sicuramente può portare un sacco a raggiungere gli obiettivi del professionismo, che non vuol dire, cioè noi ci siamo abituati bene che tre anni si vince alla grande, ecco, da tutti gli anni si vince da campionati, però poi quando c'è la struttura poi il risultato sportivo anno prima, anno dopo. Confermando un impegno di 100.000 euro. 110. Sì, curiosità. 100 più IVA. 110 di sistemazione del terreno di gioco del campo di calcio 11, del sintetico per il campo di calcetto, che giocandoci con la scuola calcio e avendo almeno 3 anni in cui giocano a 5, anche quello è importante perché ci dà l'opportunità di fatto di avere un campo in più. Poi se anche qualche nostro tifoso viene a giocarci e ce lo noleggia, non è che ci dà noia, tutto movimento. Sì. Basta non sia buce perché sennò lo spacca. Primi 10 giorni. Io tutto venga a vedere la Ruspa. Allora, fermati un po'. Io stamani ti ho detto che il 28 iniziavano lavori. Te ventrina mi avete urlato da una parte all'altra della piazza che il 28 porta male di iniziare il 29. Allora, l'ha presa al volo o inizio il 28 o inizio il 29, perché oggi mettiamo un tavolo le scale del comune, mi sento urlare 28 no, perché no. Dice porta male il 28, la piazza fuori giorno, uno so io. Terreno di gioco fatto con erba diciamo speciale, non era il caso di farlo sintetico anche lì, visto che ci gravano un certo numero di costi? Sì, è la differenza che invece di 100.000 si doveva spendere 300.000. Sono costi. Questo è garantito. Io ho 1.200 euro di mutuo tutti i mesi, lo riempio. 3.600. Sì, no, c'è una precisazione. Anche a noi sì, ci serve verba. Però se facciamo la cittadella dello sport, ha detto chiaramente il sindaco, è uno degli obiettivi di questa legislatura, lì sono altri tipi di investimento, sicuramente c'è anche l'idea almeno di un campo a 11 di sintetico, poi che sia quello centrale, che sia quello... Ma quando è stato detto prima adeguamento del comunale? Che si il prossimo anno? L'adeguamento del comunale, intanto bisogna ringraziare il comune, che noi abbiamo affrontato il problema col sindaco il 27 di maggio, lei è diventata sindaco il 25 sera alle 8:10, il 27 di maggio ci abbiamo fatto la prima riunione, non c'era ancora la giunta, il 25 di giugno avevano già preparato il progetto, deliberato, mandato, erano già stati fatti i sopralluoghi con la FIGC e con il CONI, e il 25 di giugno c'è stata la commissione intercomunale che ha approvato tutto, si è già fatto, si è già mandato tutto a Roma per l'iscrizione, e quindi si tratta di lavori per giocare dal 24 d'agosto Coppa Italia, non si sa ancora se siamo in casa o no, se non è il 24 è il 31 d'agosto, per giocare la Serie D. Perché se no non era idoneo. No, non è idoneo. Non c'è da fare grandissime cose, però. Sì, sì. Sembra grosso. Ah, non so se ci si fa per l'inizio della Coppa Italia, però del campionato sì, io ho parlato con l'ufficio, non ho mai figurato, quindi io vi dico. Importante non andare giù a Ponte d'Era, però. No, no, ma mi hanno detto, mi hanno scontato anche l'altro giorno da Giannelli, mi ha detto per l'estate ci si fa. Forse per altre cose no, ma per lo stadio ci si fa, che allora, io spero di non essere... No. Cioè, anche perché la FIGC interessa che i lavori siano iniziati e poi c'è un margine di una ventina di giorni per finirli, ma mi diceva anche a me Giannelli che le ditte contattate hanno già detto che in agosto se c'è da lavorare... Anzi, loro vogliono concordare con voi, l'hanno già
stato fatto un cronoprogramma, un modo tale. Sì, il problema è che il cronoprogramma che gli ho dato io è un po' stretto perché c'è tutto da amichevole. Magari sarà un bagno, una gibola, però io credo che il dato di stasera, al di là dei particolari, è che in un mese l'amministrazione comunale ci ha messo in condizione di giocare la Serie D. La prima volta si dà da fare. Poi, no, la prima volta no. Per il Monzacco la prima volta. Francesca la prima si volta. Si voleva una donna. A questo tavolo non si può dire. Non ci vuole piacere con quelli passati né con quelli futuri. Però devo dire sinceramente che anche le melodie, ora qua la dico anch'io, no, io la domanda l'ho protocollata 14 mesi fa. E in un mese mi hanno risolto problemi che in 13 mesi non l'hanno risolti. Non è mancanza di volontà, c'erano anche dei problemi oggettivi, prolungamento delle convenzioni. Però se buongiorno si vede al mattino, io credo che anche sotto il profilo degli impianti sportivi in una realtà dove soldi non ce n'è né a Ponzacco né a Pontedera né a Pisa né a Milano, però io non voglio fare l'ottimismo tanto per fare l'ottimismo, però questi sono 5 anni dove anche sotto gli impianti sportivi qualche passaggio ci si fa. Chiaro, la squadra che va bene vince campionati giovanili, aiuta. Questo ce lo deve dire Tomasi, se si lotta proprio per vince. Piazzarsi, questo ce lo deve dire. Innanzitutto dobbiamo capire dove siamo, che girone ci tocca, perché ancora oggi ci stiamo facendo chi si iscrive, perché se per caso non si iscrivesse Bologna, cosa che io spero che si iscriva, o Siena, credo che sia molto dura poter lottare con questa realtà. L'altra perché realtà Rimini, molto importante, è Rimini. Il Rimini però sta facendo di Ravenna per andare in Lega Pro, no, Ravenna è un'eccellenza. Non ce l'ha fatta basta. Quindi Rimini sta facendo la squadra, basta pensare che Rimini ha preso Campilongo come allenatore, dandogli 80.000 euro. Non credo per fare la Serie D, ma credo per fare la Lega Pro. Vediamo dove siamo, vediamo dove ci collochiamo. Chiaro che manca la ciliegina sulla torta, lo so perfettamente, lo sappiamo tutti perfettamente, però prima di muoversi e prima di capire, vediamo dove siamo e dove possiamo arrivare anche con le squadre che andiamo e andremo a giocarcela, perché non è possibile fare la lotta contro Molini al Vento, perché un Bologna, un Siena sono lotte contro Molini al Vento, non ci mettiamo in giro. Io mi auguro che entrambi riescano a salvarsi, ho un po' più di dubbi sul Siena, sono abbastanza tranquillo sul Bologna. Però c'è anche questo grosso rischio. Comunque c'è da Rimini, ci sono altre realtà. Sì, però mi auguro che questi siano sull'altro girone, sinceramente. Dipende dove ti tocca il girone, che girone ti tocca. Perché oggi fare delle previsioni credo che sia impossibile. Io comunque lui la prodo si fa un cardonato. Io poi, sinceramente, per come giro Ponzacco, mi sembra che i tifosi nostri siano tutti abbastanza intelligenti da sapere che dopo un triennio così, se anche ci fosse un anno per posizionarsi, per guardare gli impianti sportivi, perché per vincere il campionato, per andare già a Pontedera, a nessuno, se c'è anche un anno dove si fa un buon campionato, ci si leva le soddisfazioni e si mette le basi per portare a fondo il progetto che comunque anche grazie a Massimo ci siamo dati. Più di lui dove vai a andare della Serie D, non basta la Serie D, sarà in terza categoria tanti giorni fa. Ora te ne giro 2-3 anni, si prova, però lottiamo, la Serie D ci si diverte e basta. Va bene, bravo, dichiarazione che sposiamo. Sì, bravo. Gira le amere e fagliela fare.